Allora, buongiorno, mi chiamo Alessandro Scappini. Dal 2009 ho deciso di intraprendere l'attività di giovane imprenditore agricolo. Chiaramente sono sotto i 40 anni, quindi ho potuto accedere al finanziamento da IAP e da lì è partita appunto la nostra avventura nel campo agricolo. Io ho lasciato, non con troppa fatica, l'attività precedente, che era quella avevo gestito nei negozi di articoli da regalo. Chiaramente, aiutato un po' dal momento congiunturale, che quindi sono queste contratture dei mercati, mi sono portato all'agricoltura, che chiaramente mi dà delle emozioni e di uno spirito di vita completamente diverso. Da lì è nato il progetto e all'inizio sono entrato in azienda sviluppando quello che era il mercato dell'olio. L'ambizione vera però era la possibilità, essendo chiaramente a Bolgheri, di mettermi in discussione con i grandi nomi di Bolgheri e riuscire a fare un vino che potesse comunque dare il suo perché. Per quanto riguarda i vigneti, ho deciso chiaramente di mantenere un patrimonio genetico che a Bolgheri era ormai scomparso. Ho avuto la fortuna di poter lavorare su delle vigne molto vecchie, impiantate ormai 60 anni fa dal nonno. Quando mi sono trovato ad apprendere in mano l'azienda, chiaramente ero davanti a questo bivio, e spiantare, quindi unificarmi a quello che era il concetto del vino bolgarese, quindi un vino DOC Bolgheri che rispecchia i disciplinari, portando classico taglio bordolese, oppure mantenere questo patrimonio genetico che per Bolgheri era ormai scomparso. Ho deciso, ho seguito il cuore, ho mantenuto questo progetto che peraltro mi ha portato delle buone soddisfazioni perché essere in questo senso il diverso di Bolgheri mi ha dato visibilità e spero anche simpatia da questo punto di vista. Quindi da lì è nata questo progetto e questa ambizione. Chiaramente all'inizio vivere di solo vino è molto difficile e allora abbiamo deciso di sviluppare la parte agriturista nell'azienda. In ragione di questo abbiamo realizzato tre strutture in località Pianetti, che sono sempre nel comune di Castagneto Carducci, e poi l'ampliamento della struttura di turistica ricettiva, quindi la collina di Segalari, con due unità abitative, un appartamento e una camera funzionale. Questo è stato possibile grazie al contributo che abbiamo avuto dal PSR, che ci ha consentito e ci ha sgravato non poco di quelle che sono state le spese economiche. Noi, essendo estremamente sensibili al territorio, abbiamo deciso di realizzare un progetto chiaramente a impatto zero, perché veramente amiamo molto il suo territorio e vogliamo rispettarlo in tutti i suoi aspetti. Quindi queste strutture sono estremamente ecologiche, sviluppate essenzialmente con pietra naturale, ferro e legno, che sono gli elementi principe delle costruzioni. Il progetto avrà un'integrazione definitiva con il progetto a verde, dove verranno praticamente integrate nella vegetazione. Allora, la nostra azienda si chiama Podere il Castellaccio, probabilmente per le vicinanze con il noto castello qui di Segalari. E praticamente si sviluppa sul lato mare della collina di Segalari, qui anche nel comune di Castagneto Carducci, e scende quasi a ridosso della strada Bolgherese. Allora, la nostra visual ci porta, beh, io sono abbastanza ottimista, mi piace sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi anche se le prospettive ad oggi non sono delle più rose, noi abbiamo i nostri bei progetti, contiamo di ampliare la nostra produzione, che ad oggi noi produciamo circa una ventina di quintali d'olio, 20-25 quintali d'olio, ma soprattutto il core business dell'azienda è concentrato nel vino, che ad oggi non ne fa moltissimo, siamo intorno alle 15.000 bottiglie. La nostra visual ci porterà nel giro di 3-4 anni fino a 25.000-30.000 bottiglie, e questo ci consentirà di avere una misura tale da poter continuare, dico io, a fare le carezze al vino, ma di farci fare delle penetrazioni sui mercati esteri, che attualmente sono i mercati di riferimento. Noi fino ad oggi, diciamo, vendiamo un 70% in Italia e un 30% all'estero. Piacerebbe moltissimo riuscire a capovolgere questo dato e quindi esportare un 70% e mantenere nel mercato locale un 30% dei prodotti.